La mia prima domanda è: come è nato Memi.com? Allora, Memi.com è nato perché noi vogliamo portare sul web una cosa delle nostre parti, essendo tutte e due del sud, la chiacchiera. Quindi abbiamo cercato di mettere in meme qualunque cosa possa generare la chiacchiera, quindi un testo, un'immagine, una foto, un video, una citazione. E ci piaceva Twitter, ci piaceva Tumblr e abbiamo unito le due cose ed è nato Meme. In effetti è nato siccome lui è uno che parla anche con le pietre, si è fatto lo strumento ad Ma persona, no? no, Perché così può parlare sempre con tutti, con chi vuole, ad ogni ora del giorno e della notte. sono voci messe proprio in giro sul mio conto. Chiaro. E invece il nome da dove deriva? Allora, il nome deriva dal termine meme che ci piaceva come significato, però in italiano non si poteva pigliare né il punto com né il punto it, e mi sono messo a spulciare Wikipedia e ho trovato meme in finlandese, e quindi ci piaceva anche acusticamente bello, no? Il nome Meme, e quindi l'abbiamo scelto. Allora, per quanto riguarda le funzionalità di Memi.com, ci saranno dei cambiamenti nelle prossime settimane e delle novità? Sì, ci saranno, verrà introdotta la chat per poter parlare con gli altri amici che hai. L'invito degli amici dei vari social, ci saranno nuovi filtri per poter ricercare i vari meme, ci sarà l'introduzione dei gruppi, ci sarà l'introduzione dei raggruppamenti degli amici, così puoi parlare soltanto con chi vuole cerchi di Google Plus. L'avevamo in cantiere prima di Google, ma l'ha fatto uscire prima di noi, quindi siamo secondi. Purtroppo ci saranno tante altre cose, ci saranno. Se riusciamo, video in real time con YouTube, cioè non in real time, nel senso posti su YouTube e quindi incorpori il tuo stream di YouTube, piccole cosette. Senti, sai cosa ti vorrei chiedere? Quali elementi avete preso dai vari social network che già esistono? Allora, al tempo quando facemmo la prima analisi di Memi, prendemmo la socialità che riesce a fare Twitter, quindi il poter seguire un utente senza essere ricambiato, nel senso io seguo un qualcuno che reputo interessante, e poi lo stream che aveva Tumblr, nel senso che lui aveva tutti questi micro post che potevi fare velocemente, tipo un testo, una citazione, in modo veloce. E abbiamo cercato di tenere la stessa facilità sia sul web che sul mobile. Quindi esiste anche l'app mobile per memi.com. La versione mobile, abbiamo un'app per iPhone e per Android molto embrionali, però ci sono state donate dai due utenti che ringraziamo pubblicamente, tra l'altro. Ci sono prospettive di miglioramento per le app? Allora, sicuramente sì, e anche per chi ha già fatto app e chi farà app, nel senso che noi con questa versione nuova che stiamo per rilasciare ci vogliamo comunque aprire alle aziende. Nel senso che Facebook mette a disposizione una pagina web per le aziende, Google Plus una pagina web per le aziende, noi metteremo a disposizione un social per le aziende, brandizzato, quindi tutte le app che verranno create per Memi, in 3 minuti sono pronte per tutti i social che verranno creati sulla base di Memi. E quindi tutti i vari sviluppatori che faranno, i due sviluppatori che hanno fatto le app, chiunque si aggiungerà, chi farà widget, in modo facile, proprio 3 minuti cronometrati. Senti, quindi diventerà mai a pagamento il servizio? No, Memi.com non sarà mai a pagamento. Neanche per le Le aziende avranno il loro social che si acquisteranno, aziende? la base, poi vedranno loro come monetizzarselo. Quindi praticamente come funzionerà per chi ha un'azienda e vuole appunto avere il proprio Sì, social network? e quindi là ci sono due strade: o avrai il login direttamente da Memi.com e quindi gli utenti avranno due login sia su Memi.com che su quello dell'azienda, oppure avrai il login privato e quindi tutti gli utenti saranno di quel social. Loro ci pagheranno un affitto annuale, mensile, dipende loro per quanto, tipo se è un evento non sarà annuale, inutile, sarà soltanto per la durata dell'evento. Tutte le metriche, le analisi che si faranno, gli utenti, tutti i contenuti che verranno sviluppati saranno dell'azienda. Per quanto riguarda le analisi dei dati e le metriche, quale supporto avete? No, per adesso noi stiamo usando Analytics di Google e quindi abbiamo questo
primo supporto alle aziende che potranno inserirselo e quindi misurarselo da soli. E poi adesso stiamo sviluppando i nostri tool, però diciamo che visto che il tempo è poco, preferiamo più dare funzionalità agli utenti e poi sviluppare queste parti di back-end che andranno alle aziende o chi analizza i dati. Senti, vorrei approfondire un po' questo discorso su quello che possono effettivamente fare le aziende. Mi fai un esempio pratico, diciamo, di utilizzo con i propri utenti? Sì, allora, immagina per esempio uno dei clienti a cui vorremmo chiedere se gli interessa la cosa, è la Lega di Serie A. Loro hanno tanti social con le squadre di Serie A hanno, e quindi poi dopo, a parte gli utenti potranno condividere i loro video, quindi ognuno per la squadra del cuore personalizzato, con l'app personalizzata del social, tipo del Napoli, del Milan, della Juve, tutti i widget che potranno mettere sui blog. L'azienda dal canto suo potrà avere sicuramente un feedback degli utenti della squadra relativa, potrà, che ne so, vendere biglietti, vendere gadget, gestirsi la pubblicità, gestirsi i video in streaming della squadra. Questo è uno dei tanti possibili scenari. Poi comunque noi rilasceremo con questa nuova versione 10 nostre community che per ora sono segrete, quindi queste non te le diciamo. E su 10 temi diversi e quindi saranno personalizzate e lì per adesso monetizziamo con la pubblicità, quindi sponsor e altro. Poi in futuro si vedrà. Ad oggi, quali sono le integrazioni con altri social network disponibili? Le Non ho capito la parola. integrazioni. Per adesso noi postiamo soltanto su Twitter per scelta, testi e foto. In verità, perché se l'avremmo fatto prima saremmo stati l'ennesimo clone di un programma che posta e legge da Twitter e non lo sarebbe mai potuto essere. Abbiamo scelto soltanto Twitter perché è stato il primo a fare questo filone, quindi è stato un tributo a Twitter. Adesso siamo pronti anche a integrare altri stream provenienti da altre parti. Come ho detto prima, YouTube, Twitter sarà integrato, vedremo Facebook, non te lo prometto. Ma vediamo, ma se non altro, se siamo concorrenti, gestiamo sullo stesso campo, perché integrare Facebook? Io sono dell'idea che il social deve essere vissuto. Quindi, se io integro i post in automatico da Facebook, da Twitter, da mille social, quelli che vuoi, non mi vivo più gli altri. Senti, mi sapresti dire i numeri, diciamo, di Memi ad oggi? Allora, i numeri di Medeme ad oggi sono 30.000 utenti iscritti. Sono pochi rispetto ai più blasonati, ma sono questi. Fanno circa 300.000 pagine viste al mese e niente, comunque ogni giorno vengono condivisi una media di 10.000 meme. E invece per quanto riguarda le tempi. Sono Scusami? rapportati agli altri social, ma siamo piccoli anche noi, quindi. Senti, invece per quanto riguarda le tempistiche di uscita, diciamo, di queste nuove funzionalità anche per le aziende, di che tempi parliamo? Allora, teoricamente dovrebbero già essere state rilasciate, poi c'è nato Samuele, quindi ci hanno un attimo sballato i nostri piani. E diciamo in bene, però purtroppo per gli utenti di Miami no. Diciamo che al massimo per fine mese di novembre sono tutte fuori.